Anticipazioni Beautiful, trama puntate 4-8 settembre 2017. Liam parte mentre Steffi ufficializza il divorzio. Lunedì 4 settembre 2017. Wyatt svela ad Eric di aver preso finalmente la sua sofferta, ma nel contempo necessaria decisione: firmare il divorzio e lasciare campo libero a Steffi e Liam. Se un giorno la figlia di Ridge dovesse decidere di ritornare insieme a lui, la sua scelta dovrà avvenire senza alcuna forzatura, o peggio ancora, senza alcuna macchinazione di Quinn. Liam nel frattempo litiga furiosamente con Steffi. Il giovane la invita a ritornare a casa al più presto. A un tratto, una telefonata di Wyatt interrompe la loro accesa conversazione. Il figlio di Bill esorta la sua amata a raggiungerlo al più presto, presso la casa sulla spiaggia. Liam, furioso, se ne va e raggiunge Ridge, al quale non esita a chiedere spiegazioni in merito al piano seduttivo andato in frantumi. Lo stilista spiega di aver cambiato idea improvvisamente sulla Fuller. La definisce una donna fantastica, bella e intraprendente, la compagna giusta per Eric. Liam lo guarda sbalordito. Quinn ritorna a Villa Forrester e ripensa al bacio dato a Ridge e alla promessa che ha stretto con quest'ultimo. Il momento di vicinanza che hanno vissuto insieme sarà il loro piccolo segreto. La designer ringrazia suo marito. Partecipando al convegno, ha avuto modo di cambiare opinione su Ridge. Adesso tra loro non ci saranno più scaramucce e tensioni. Martedì 5 settembre 2017. Liam apparecchia elegantemente la tavola con la speranza che Steffi bussi al campanello portando buone notizie. Bill passa a trovare suo figlio e quest'ultimo l'aggiorna del fallimento del piano di Ridge. Il magnate è convinto che prima o poi lo stilista deluderà sia Eric che Brooke, così come ha sempre fatto anche in passato. L'uomo è convinto che la Logan a breve ritornerà da lui. Steffi e Wyatt intanto, in presenza di Carter, ufficializzano il divorzio. In lacrime la figlia di Taylor fa presente al suo ex di volergli un gran bene. Gli dice di amare un altro, e cioè Liam, e che tra loro non potrà mai esserci un seguito. Quinn, da sola in ufficio, pensa e ripensa al bacio dato a Ridge ed entra in uno stato di forte agitazione. Ivy si rende conto che qualcosa non va e inizia a diventare molto sospettosa, soprattutto quando la designer le rivela di temere di deludere Eric e che quest'ultimo, un brutto giorno, possa cacciarla via di casa. Verso sera, Ridge e la nuova matriarca si ritrovano soli nella sala da prova delle modelle. La Fuller non riesce a guardarlo negli occhi e inizia a diventare fredda e scostante nei suoi confronti. Mercoledì 6 settembre 2017. Ridge e Quinn si ritrovano insieme nei sotterranei della Forrester Creation. I due tentano invano di dare una spiegazione valida a quello che sta nascendo tra loro. Cosa provano l'uno per l'altra? Reciproca attrazione? Amore? La madre di Wyatt annuncia allo stilista che farà di tutto per dare un freno all'insano feeling che sta sbocciando tra loro. Ama Eric e non vuole perderlo per nessun motivo al mondo. Ivy racconta a Katie che dopo il viaggio a San Francisco il rapporto tra la designer e Ridge è cambiato in positivo. La sorella di Brooke si insospettisce quando scopre poi che la Fuller, in presenza del figliastro, appare agitata e turbata. Liam nel frattempo, stufo di aspettare Steffi, decide di partire, di iniziare una nuova vita lontano da tutti e tutto. Quando la Forrester raggiunge il suo amato, si imbatte in Bill, che non esita ad aggiornarla in merito all'improvvisa decisione di Liam. Steffi si precipita in aeroporto, ma vede il jet privato del suo amato decollare e l'auto di quest'ultimo vuota. La ragazza si lascia andare ad un pianto disperato. A un tratto vede un uomo incamminarsi verso di lei. Si tratta di Liam. Steffi lo raggiunge,
aggiornandolo riguardo alle ultime novità. Lei e Wyatt hanno divorziato e hanno cancellato definitivamente le fedi datuate. Ora è pronta a iniziare una nuova vita insieme a lui. Liam la guarda negli occhi e l'abbraccia felice e sollevato. Giovedì 7 settembre 2017. Liam e Steffi sono finalmente liberi di vivere il loro amore. I due, dopo essersi abbandonati alla passione, si giurano amore eterno, promettendo di non separarsi mai, nemmeno per motivi di lavoro. Wyatt raggiunge Eric e Quinn per aggiornarli riguardo alle ultime novità. Ha divorziato da Steffi. La Fuller si mostra molto dispiaciuta, finendo per addossarsi ogni responsabilità in merito. Wyatt la tranquillizza, è pronto a iniziare una nuova vita, a incontrare un nuovo amore. Più tardi Quinn propone a Eric di nominare Ridge CEO al fianco di Steffi. Il buon patriarca l'abbraccia felice, affermando che ci penserà su e di essere fiero di lei e di suo figlio, perché durante il viaggio a San Francisco hanno avuto modo di riconciliarsi. Durante una riunione, tutti i Forrester visionano i bozzetti di Quinn e Ridge e non esitano a giudicarli eccezionali. Rick e Thomas sperano di vedere Quinn al più presto fuori dall'azienda. Lo stilista, sorprendentemente, inizia a difendere la matrigna, invitando tutti a portarle rispetto. E aggiunge che dopo la morte di Stephanie, Quinn è stata l'unica donna in grado di infondere serenità nel vecchio Forrester. Ridge lo guarda sbigottito, Pam invece molto sospettosa. Rimasti soli, Quinn e lo stilista si rimettono al lavoro, ma entrambi non riescono a fare a meno di pensare al bacio che si sono dati nell'hotel a San Francisco. Venerdì 8 settembre 2017. Steffi e Thomas hanno un'accesa discussione. Il giovane non sopporta che la sorella è stata nominata amministratore delegato al suo posto. Ha scavalcato tutti, Ridge e Rick compresi, e ammette, con un velo di amarezza, di non riuscire a farsene una ragione. Steffi, altezzosa, ribadisce di avere la stoffa giusta per dirigere la Forrester Creation, puntualizzando di non essere finita affatto nella trappola di Quinn. Ridge e la designer, intanto, si ritrovano nuovamente in ufficio insieme. La Fuller lo aggiorna sulle ultime novità. Eric sta per partire per Genoa City e potrebbe nominarlo presto CEO al fianco di Steffi. Poi la madre di Wyatt invita la stilista a seguire Eric per appianare una volta per tutte gli ultimi contrasti che vi sono stati tra loro. Ridge passa a Villa Forrester e ammira incantato il quadro di Quinn. Quando si imbatte in suo padre, l'abbraccia felice. Non esita a chiedergli scusa per come lo ha ferito negli ultimi tempi. Non era sua intenzione scalare l'azienda e venir meno ai suoi voleri. Voleva solo proteggerlo da Quinn. Ora ha capito che la designer è una donna eccezionale e ha finalmente compreso perché è diventata la sua nuova musa ispiratrice, la nuova matriarca Forrester. Eric l'abbraccia commosso e rincuorato e gli promette che quando ritornerà a Los Angeles avrà il posto che si merita in azienda. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.